Buongiorno amici di Mysterium. Ancora una volta cercheremo di dare una spiegazione ad un arcano mistero. Esiste l'abominevole uomo delle nevi. Da secoli gli uomini sono convinti dell'esistenza dello Yeti, un essere enorme e ricoperto di pelo, che vive tra le nevi immortali. Ma esiste veramente questa creatura o si tratta solo di una leggenda? La figura dello Yeti è tipica delle culture orientali. Infatti, da secoli si narra di creature simili che si nascondono nei monti dell'Himalaya. Ma solo sul cosiddetto tetto del mondo si trovano queste misteriosissime creature. Beh, lo Yeti in quanto tale, sì, nelle foreste degli Stati Uniti occidentali, però è stato avvistato quello che potrebbe essere considerato un suo parente, il Bigfoot. Quindi solo sull'Himalaya e negli USA? Effettivamente, alcuni avvistamenti ci sono stati pure sui monti della Cecezia. E proprio qui ci troviamo. Mysterium questa volta vi ha portato nel cuore dei Monti Cecezi. Sembra che nel XVIII secolo, durante un inverno molto rigido, sparirono misteriosamente tutte le donne dal villaggio di Gnopas Grav, situato proprio nella Cecezia settentrionale. Proprio in questo luogo, 2 secoli or sono, sorgeva il villaggio di Gnopas Grav, che venne poi abbandonato a causa del crollo della natalità. Con la misteriosa sparizione di tutte le donne, ovviamente il villaggio era destinato a scomparire per sempre. Il consiglio cittadino decise di imporre a metà degli uomini di prendere il posto delle donne. L'iniziativa, che ebbe anche un certo successo, si rivelò però inadatta per il ripopolamento del paese. Ci fu un aumento incredibile delle sale da ballo e dei negozietti di vestiti. Addirittura furono inaugurati 7 atelier di alta moda. E ci fu pure un'impennata delle rappresentazioni dei musical. Ma fu comunque tutto inutile, perché nel giro di pochi anni il paese si spopolò. Qualcun altro forse occupò in seguito il villaggio abbandonato. Alcuni intrepidi esploratori, che capitarono nella zona nei primi decenni del Novecento, riferirono di avere rinvenuto inequivocabili tracce della presenza di Yeti. Chissà se ancora oggi, a 2 secoli di distanza, gli Yeti popolano ancora queste zone. Andiamo ad indagare. La candida coltre di neve che esternamente cade nei boschi intorno a Gnopas Grav sembra essere l'elemento ideale degli abominevoli uomini delle nevi. Questa natura, questo silenzio potrebbero essere ancora la loro ancestrale dimora. Quali segreti si celano oltre il recinto del villaggio? Questo gelido ruscello era una volta la linea di confine tra le terre del villaggio e i monti dove si diceva abitassero gli Yeti. Chissà se questi esseri mitologici vivono ancora lì. Non c'è dubbio che in quei monti misteriosi si celino segreti innominabili. Gli antri oscuri degli Yeti non potrebbero avere una sede più consona di quella. Alcuni ricercatori indipendenti ritengono che i monti della Cecezia siano il punto di atterraggio dei temibili Yeti alieni. Yeti alieni. Certo è ovvio, gli Yeti hanno origine aliena. Nessuno di noi ha mai visto un Yeti in un sushi bar o in un centro commerciale. Sì, la teoria che lo Yeti provenga dallo spazio era già stata avanzata da Basbinton nel 1957, ma dopo il suo ricovero coatto in una clinica per alcolisti paranoici, nessun altro ha portato avanti i suoi studi. Dovrebbero vietare agli Yeti spaziali di venire qui e fare il loro comodo. Ma come al solito, le autorità non fanno un bel niente. I misteri si accavallano uno sull'altro, cari amici. Questo è proprio il motivo che ha condotto noi di Mysterium fino a queste regioni remote. Ma andiamo avanti ora. Ma cosa sono queste? Queste non sono certo delle impronte di esseri umani. Questi luoghi sono abitati da Yeti, indubbiamente quelle sono impronte dello Yeti.
Sono di sicuro armi di Yeti spaziali. Si vede chiaramente che hanno tre dita. E solo gli Yeti spaziali hanno tre dita. È innegabile. Bersbinton l'ha scritto chiaramente nel suo capolavoro scientifico, famosissimo libro Barbari dallo spazio, Barbiera dall'oltrepasso. In ogni caso è palese che ci troviamo di fronte a qualcosa di non umano, di disumano. Vediamo allora dove ci condurranno queste ore. Dovremo inoltrarci oltre la conclusione di questo innevato sentiero. Eccoci arrivati. Ci troviamo di fronte a una caverna. Certo, non si può definire una caverna normale. Lo sapevo, Bersbinton aveva ragione. Sono gli Yeti spaziali, è un centro di controllo alieno. Chissà dove conducono queste porte. Forse i laboratori segreti, il cuore delle misteriose montagne della Cecilia. Io non starei lì, non è un luogo sicuro. Si è fatto tardi, forse è giunto il momento di rientrare. Ma noi non ci fermiamo certo qui. E presto ci rivedremo per svelarvi altri misteri.